È finita 0-0 tra Giulianova ed Avellino, gara che i 22 in campo hanno riscaldato con una temperatura da pieno inverno. Assente Maiuri, De Falco, centrale difensivo a fare coppia con Cacavale sugli sterni, ovvia la conferma dei gemelli del grosso Di Domenico in campo regolarmente. 4 punti nelle ultime due gare e tanta voglia di allungare la serie positiva per gli uomini di Buffon. Pubblico delle grandi occasioni, spettatori 1300 circa, si prevedono tra i 500 e i 600 tifosi irpini che già lo scorso anno invasero il Favini. A loro è destinato il settore est, nutrito il servizio d'ordine. Biancoverdi a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di scavalcare i giugliesi in classifica. Ritmi altissimi sin dai primi minuti. Al sesto Califano subito protagonista. Sulla destra semina il panico, fa fuori due uomini, mette al centro nessuno, però è pronto lì ad agganciare. Sfuma la prima occasione per il Giulianova. 2 minuti dopo punizione guadagnata da Ferrigno. La battuta del capitano. Entra Califano, salva sulla linea un difensore, poi mette dentro Cassano, ma in fuorigioco il numero 10, pertanto gol annullato. Al decimo, sciabolata dal settore sinistro, come un fulmine si avventa sul pallone Ambrosino che sbaglia clamorosamente, errore grave del numero 7 che dinanzi a Armellini non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Giulianova comunque padrone assoluto del campo. Al 14esimo Cristiano del Grosso, dalla sinistra il velo di Califano, Di Domenico controlla la sfera, si gira, Armellini c'è. Al 24esimo l'Avellino prova a reagire, servizio dalla sinistra, il pallone dalle parti del cecchino Elia, non ci pensa su, due volte tira al volo alto. 31esimo, conclusione insidiosa di Pisciotta, pallone che lambisce il palo alla destra di Ardigò che comunque sembrava essere sulla traiettoria. Al 45esimo, quindi sul finire del primo tempo, Califano sulla sinistra trova lo spazio per il traversone, non ci arriva per un soffio Ambrosino. Giulianova grande nel primo tempo ma il risultato sempre fermo sul 0-0. Nel secondo tempo non cambia nulla in campo se non che il primo pericolo è per il Giulianova. Bembuana fa su il pallone in mezzo all'aria, tiro a botta sicura del numero 11, respinge qualcuno lì in mezzo, si salvano i giallorossi. Al 17esimo Cappellacci dalla sinistra per Ferrigno, tocca di prima il capitano, pesca in area Di Domenico, controllo con il petto ma viene anticipato al momento della conclusione da un difensore irpino, un peccato per l'occasione sfumata. La battaglia nel secondo tempo si sposta soprattutto al centrocampo, squadre un po' più allungate ma ritmi sempre altissimi. Al 34esimo Elia mostra tutta la sua pericolosità dal limite, gran botta di poco a lato. Al 40esimo sulla sinistra Califano cambia gioco, controlla e tira Ambrosini, respinta la sfera e proprio sul finire della gara il salvataggio sulla linea al 41esimo di Corallo, poi sul colpo di testa di Domenico nulla di fatto. I minuti di recupero sono 3, la gara termina qui, Giulianova arrembante ma poco concreto in zona gol, l'Avellino ha fatto la sua partita e ha conquistato un punto in fin dei conti meritato. Per Buffoni e i suoi la prossima domenica ci sarà il vero esame da superare, la trasferta del Duca. Da Giulianova per Telemax, Filippo Costantini. Che problema soprattutto nei confronti di chi dirige le gare, perché è ormai la terza o quarta volta che ci troviamo a dover soffrire così, proprio perché c'è da discutere su 50 falli fatti dall'Avellino e 10 noi, abbiamo 2 minuti per parte, per quel discorso mi sembra un momentino dobbiamo alzare un po' la voce anche noi nei confronti, perché effettivamente non veniamo trattati come gli altri. Però al di là di questo c'è la prestazione, che l'Avellino non ha assolutamente rubato niente, si è difeso, ha subito il nostro gioco, ha cercato di controbattere qualche volta in contropiede. Io e i miei ragazzi non posso che ringraziarli per quello che hanno fatto e credo che anche tutta la gente di Giulianova debba fare questo, perché è stata sicuramente una grandissima prestazione che purtroppo non ha portato i 3 punti, che ci penalizza un po' e purtroppo la strada per arrivare dove vogliamo noi è ancora molto molto lunga e difficile, soprattutto perché troviamo molti nemici oltre che gli avversari. Arbitri, nemici. L'ho detto prima, cosa penso, per cui sicuramente c'è anche sudditanza psicologica perché è già la seconda o terza volta che ci succede questo.
Vediamo se poi il presidente vorrà fare le sue rimostranze a chi di dovere, però credo che la cosa dobbiamo alzare la voce e farci rispettare, nulla togliendo che l'Avellino ha fatto una partita di contenimento in riferimento a noi, non ha rubato nulla perché noi non siamo riusciti a fare gol, però mi pare che non siamo stati giustamente protetti da chi di dovere. Mette le mani avanti in vista di domenica che c'è quest'altro big match ad Ascoli. Questa era la nostra partita importante che doveva stabilire dove potevamo noi arrivare. Ha dimostrato sul piano del gioco e dell'organizzazione e di squadra sicuramente che siamo all'altezza delle altre. Però manchiamo di peso politico e allora qui il discorso non è più mio e di altri. Giulianova c'è stato superiore, nel senso che giocare su sto campo è difficile per tutti e ci hanno un po' schiacciato inizialmente. I miei, che sono una formazione giovanissima come età media, si sono sentiti un po' così in apprensione, un po' titubanti, però non abbiamo mai rischiato, il nostro portiere non ha fatto una parata. Nel secondo tempo abbiamo giocato più alti, abbiamo aggredito più alti, siamo andati 3-4 volte al tiro e le palle gol più nitide credo le abbia fatte l'Avellino, però credo che il pari sia il risultato giusto contro una grossissima squadra che fa un calcio aggressivo intenso. Con un pubblico che veramente si fa sentire, e giocare qui e fare punti è difficile per tutti. Avevo chiesto alla mia squadra di farmi vedere se veramente sta maturando, sta crescendo, la prima gara che non subiamo gol, questo è positivo, è altresì vero che è la prima gara che non facciamo gol, però noi abbiamo sempre fatto 2 gol a partita.